sono sindaco della terza città d'Italia senza avere sostanzialmente un partito. Con un serrato intervento di quasi un'ora, il sindaco De Magistris ha riferito al Consiglio Comunale un bilancio dei primi 2 anni di amministrazione, prospettando, coi nuovi innesti in giunta, una scelta più radicata e più condivisa delle azioni di governo. È difficile governare e c'è bisogno di volta in volta di fare dei cambiamenti. Io ritengo che i cambiamenti che abbiamo voluto apporre in quest'ultima fase sono dettati soprattutto dall'esigenza che ho fortemente avvertito, ascoltando tantissimo, soprattutto in questi 3 mesi, di quello di allargare alle varie competenze, professionalità, sensibilità della nostra città. La città non è ancora pulita come vorremmo, ma non abbiamo più quella vergogna di 2 anni fa e l'abbiamo fatta anche risparmiando sui soldi pubblici e abbiamo tolto la camorra da quel giro. Vado orgoglioso del fatto che Napoli è ritornata meta di turisti, dove all'inizio, quando diventai sindaco, dovevo io telefonare a qualcuno per venire a fare un evento a Napoli e lo dovevo anche convincere, spendendo la mia credibilità personale, la credibilità di ex magistrato e la credibilità di un popolo che aveva avuto il coraggio di votare un sindaco al di fuori delle previsioni. Queste sono le armi che ho cercato di utilizzare all'inizio. Abbiamo portato trasparenza. Ricordate quando si parlava delle amministrazioni locali come sedi in cui proliferavano gli incarichi esterni, le consulenze, le dirigenze esterne? Questa è una sfida che non è ancora vinta. Il Consiglio ha convalidato l'ingresso nell'Assemblea dei 2 nuovi membri, Simonetta Marino dell'Italia dei Valori ed Elio Izzi della Federazione della Sinistra, subentrati a Moxedano e Fucito divenuti assessori. In apertura di seduta, la vicepresidente Elena Coccia ha ricordato Franca Rame, che negli anni 70 tenne con Dario Fo uno spettacolo a Napoli, i cui guadagni furono devoluti in favore dei disoccupati e dei detenuti della città. Ciao Franca! Raccoglieremo il tuo testimone. Grazie di esserci stata.